In questo tutorial proviamo a monitorare Docker tramite CAD Advisor, che è un semplicissimo e di facile installazione, appunto, sistema per visualizzare appunto la situazione di Docker e del server in generale. Basta collegarsi qua al repository di CAD Advisor, copiare questo comando. Come vedete qui va a creare dei volumi che si interfacciano con i volumi locali del nostro sistema operativo, quindi qui per misurare il disco, qua appunto per misurare la situazione del Docker, qua del sistema e di altre cose. Insomma, una volta che lo copiamo, se vogliamo possiamo cambiargli appunto l'ID su cui lo pubblichiamo, nel caso sia più comodo, nel caso non vogliate occupare la porta 8080. Io ad esempio lo metterò sulla porta 8090, lo copio, lo incollo. Ah, aspettate, io ce l'ho già attivo, quindi aspettate che vado a eliminare. Ok, lo incolliamo, Docker PS è attivo. Ora facciamo partire altri 2 o 3 Docker per vedere se li vede, quindi facciamo Docker start Mongo. Facciamo partire un database Mongo. Poi facciamo partire un database, vediamo se abbiamo un engines o qualcosa a portata di mano. Proviamo MySQL. Allora niente, andiamo a installarci un MySQL. Ok, prima del MySQL installiamo un Docker Nginx. Ok, lo abbiamo installato. Ora installiamo MySQL installato. Ora facciamo Docker PS. Ok, abbiamo tutti i nostri container attivi. Qua appunto sulla porta 8090 abbiamo il nostro CADvisor, quindi lo incolliamo qui. Come vedete parte, è partito, e qua abbiamo appunto notizie sulla CPU, sulla memoria utilizzata. Qua come vedete questi altri dati, CPU, memoria, questo credo sia qualcosa relativo al disco. Qui appunto abbiamo l'utilizzo della CPU in tempo reale, l'utilizzo dei processori come vedete, e insomma l'utilizzo della memoria. Qua altre questioni relative ai network che ora io non capisco benissimo. E insomma, come vedete, velocemente siamo riusciti ad installare tutti questi dati. E qua abbiamo i processi attivi, come vedete, sul mio computer. Ovviamente questo funziona, è più utile installarlo su un server su cui avete dei Docker in produzione. Qui abbiamo appunto Docker, entriamo, come vedete i nostri 4 container attivi, ma anche qui abbiamo dei dati sempre attivi a CPU, eccetera. Clicchiamo su uno di questi. Come vedete anche qui appunto abbiamo sempre dei dati sull'utilizzo, eccetera. Ora, non è certamente il miglior sistema di visualizzazione, di analisi del sistema, però graficamente non è un granché, però è uno, o se non il più facile da installare. E quindi insomma, se volete una roba veloce, leggera, che si installi con 2 clic, questo è l'ideale. In futuro, appena ci capisco anch'io qualcosa, proviamo a installare invece sistemi di monitoring più complessi come Prometheus, Grafana e Elasticsearch, eccetera, ma per adesso proviamo con CAD Advisor e vediamo come va. E niente, se questo tutorial vi è stato utile, mettete un mi piace. Ci si vede al prossimo tutorial.